C'è tanto Abruzzo nell'edizione numero 104 del Giro d'Italia dall'8 al 30 maggio. Le tappe abruzzesi sono state presentate oggi in regione con i sindaci delle quattro città di tappa. L'Abruzzo è protagonista, come si sa, con le tappe Notaresco Termoli, Castel di Sangro, Campofelice, Rocca di Cambio e L'Aquila Foligno. Il 14 maggio si parte da Notaresco verso Termoli, un percorso interessante per i velocisti di 178 km. La nona tappa il 16 maggio è tutta in Abruzzo, partenza da Castel di Sangro con arrivo a Rocca di Cambio, Campofelice, un percorso bellissimo nella natura e nei parchi. Il 17 maggio, decima tappa con l'Aquila Foligno, percorso di 140 km. Occasione importante per il lancio dell'Abruzzo, delle sue aree interne e del turismo in un momento difficilissimo per tutti. Una grande occasione per rilanciare il brand Abruzzo in un momento di grandissima difficoltà. La Regione Abruzzo non rinuncia ai grandi eventi con grande sofferenza, un grande coraggio, ma con una voglia spasmodica di non arrenderci in sicurezza, questo vorrei ribadire, a un lockdown di fatto che abbiamo avuto per le tante attività economico-sociali che sono in sofferenza. Esposto il trofeo senza fine in questa occasione, ma anche le maglie originali del Giro, tra cui la prima maglia rosa abruzzese del 1962 di Vincenzo Mecco. A fare il punto Stefano Garzelli, già vincitore del Giro d'Italia. Ma sono tre tappe, diciamo due relativamente facili, soprattutto la tappa da Castel di Sangro a Campofelice, Rocca di Cambio, una tappa dura. 5 salite, più di 3.000 metri di livello, quindi tecnicamente è una tappa dove si vedranno già delle differenze importanti, un arrivo inedito, questo arrivo con anche questi 1.500 metri in sterrato, quindi tecnicamente sono tappe dove arrivano più o meno circa metà Giro d'Italia. Testimoni ad eccezione dell'Abruzzo Gianluca Ginobili e del Volo, tra gli altri c'erano anche Davide Cassani, commissario tecnico della Nazionale Ciclismo, Maurizio Formichetti, referente RCS, in videocollegamento il campione abruzzese Giulio Ciccone. C'è un legame indissolubile tra questo meraviglioso sport e la nostra terra. Io sono orgoglioso di essere abruzzese e sono felice di essere qui anche per rappresentare la nostra terra, insomma.